Le notizie 60 secondi, circa 300 persone sono date appuntamento a Scampia ieri per i funerali delle tre vittime del crollo del ballatoio della Vela Celeste, momenti di commozione oltre allo strazio dei parenti. Una donna è stata colta da malore e portata via a braccia. Il consigliere di minoranza di Forio, Vito Iacono, è particolarmente critico con l'amministrazione per le ultime scelte fatte a Forio, dove espropriano terreni per fare parchi urbani invece di parcheggi. Sulla questione dei trasporti marittimi sotto accusa, nel Golfo di Napoli interviene l'assessore regionale al turismo Felice Casucci, sia il pubblico che il privato devono fare la loro parte. Sul proprio profilo social, il consigliere di opposizione del comune di Procida, Luigi Muro, ha voluto dare la sua riguardo alla festività della Sagra del Mare. Ennesimo flop, inizia così il post. Anche la Sagra del Mare perde la sua identità e rischia una triste fine. Il post si conclude con una frase breve ma ricca di significato: povera Procida. Si è concluso ieri sera il torneo Memoria all'Antonio Lubrano dedicato alla memoria del 26enne scomparso lo scorso 7 gennaio. Ad aggiudicarsi la vittoria sono i Cratica, che hanno battuto in finale 9-5 i Forio de Janeiro. Prossimo appuntamento questa sera alle 20.